le belle notizie, la resistenza dell'MGU-H viene aumentata del 30%. E non solo, anche quella del turbocompressore viene aumentata del 30%. Molto, molto, molto bene. Lavorano molto bene i Red Bull, anche perché hanno una buona qualità, insomma, quelli Red Bull, prima che arrivassi proprio io. Ho cambiato il cambio perché mi è stato detto, dopo 6 gare, ovviamente il gioco ti dice, ti ricorda che si può cambiare il cambio. Così succede anche su F1 2018 nella realtà, e quindi ovviamente anche nel videogioco. Dunque ho il cambio nuovo e non dovrei avere tanti problemi, perché nonostante avessimo migliorato il cambio diverse gare fa, adesso non ricordo bene quando, avremmo comunque avuto problemi con quel cambio in particolare, perché l'aggiornamento arriva con la seconda componente, la terza componente, insomma la componente installata subito dopo. Volevo un attimo vedere i risultati di Will in questa stagione. Bene, 3 primi posti, 2 terzi posti e un secondo posto in 6 gare. Direi che andare giù dal podio sarebbe soltanto una sconfitta. Bene, Nico, sta tutti a dire esatto, nel funnel, benvenuti con questo nuovo appuntamento. Siamo qui con Will Smith, 17-12 la rivalità contro Valtteri Bottas. Vi sperano di arrivare a più di 500 mi piace per rendere felice sia me che il buon Will, che ora si trova al Red Bull, scusatemi, al circuit Gilles Villeneuve. Salut Gilles, mentre il circuito d'Astro dovrebbe essere quello successivo a questo qui. Noi non ci perdiamo più in chiacchiere e andiamo direttamente alle qualifiche. Condizioni molto difficili, dobbiamo, come dire, affidarci alla sensibilità. 2 giri per noi, a partire da questo. A caccia dalla pole position. Questo a dire il vero è un tempaccio. Ho fatto sempre un errorino nel giro precedente, come a Monaco. Speriamo di non ripetere lo stesso errore anche nel giro successivo. Hai appena portato a casa il miglior tempo. Perfetto, l'ha fatto 21.6 in Q2. Infatti entrano tutte adesso in pista. Tra poco la pista si asciugherà, sta smettendo di piovere. Le
Le qualifiche sono terminate. Siamo the pole position, un secondo e due, domani. Vai così. Su Lewis Hamilton e quasi due secondi su Daniel Ricciardo. Non male, non male, non male, ma anche l'anno scorso, negli scorsi anni, con la Haas riusciamo a fare qualifiche da urlo qui a Montreal, poi sul bagnato siamo anche riusciti a vincere. Dunque, diciamo che qua lì sul bagnato specialmente non è messa bene. Non ricordo una gara asciutta a Montreal qui, però ho visto che il meteo è asciutto. Grazie. Non capisco perché Grosjean va fortissimo con la Haas, ma Magnussen no. È come se Magnussen avesse la Haas d'inizio carriera e Grosjean no, perché è stato il mio compagno. Vabbè, comunque, gli faccio troppe seghe mentali, pippe mentali. Siamo pronti per Reti. Pronti Rincos? 3, 4, 5, siamo a fare lo spegnimento e via 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 via. Partenza ancora una volta positivissima. Subito in testa questa prima parte del Gran Premio di Montreal con Hamilton, Vettel ruota ruota tra i due, e quindi il terzo, ovvero Smith, che ne approfitta, vuole subito andare via cercando di imporre un ritmo che non sa se è positivo o negativo nei confronti dei piloti che sono dietro di noi. Oh, è già attaccato Hamilton, eh? Non andremo via, mi sa. E la sua pista è inutile. Non andremo via per niente. Ottima uscita di trazione dal tornantino. E ora andiamo. A fondo. Full gas. Rimane lì, la scia fa miracoli. Avvertimento subito. Avvertimento al primo giro non è mai una cosa buona, ma deve superarmi. Deve riuscire a superarmi se riesce. Bandiera gialla. Qualcuno ha avuto un problema probabilmente nel muro dei campioni o poco dopo, non so. C'è una spaccatura già tra i primi 6-7. Sei decimi ci separano. Ci sono 7 campioni nel 7 titoli mondiali nelle prime 2 posizioni, 11 titoli mondiali nelle prime 3 posizioni. Immaginate qualcosa del genere davvero nella Formula 1 reale. Mamma mia, che pubblico, quanto urla il pubblico. È un Lewis Hamilton che sta al passo nostro, e Vettel che fatica. Anche Hamilton comunque è lì per cedere. Forse abbiamo fatto il giro record noi. Non è niente ragazzi, non abbiamo assolutamente vantaggio, anche perché adesso lui è il DRS. Ok, stiamo per restare. Magari qualcuno un po' prima, qualcuno chiederà, si chiederà perché non cambio la benzina. Voglio provare un po' di strategia, voglio provare a partire con meno benzina e vedere se ho dei vantaggi. Che ottimo primo settore che abbiamo fatto, abbiamo staccato Luigino. Vettel niente, è il primo inseguitore, ma la Ferrari non è al passo di Mercedes e di Will, non dico di Red Bull ma di Will. Ancora il pubblico esulta come se avessi già vinto il Gran Premio, oppure sta esultando perché Hamilton è vicino ancora. E
Alex fuori dalla gara, pensavo fosse avvertimento, ma non sarebbe stato giusto. Oh, ancora record. Giusto 85 millesimi meglio di Lewis Hamilton. E un Vettel che invece ha perso tantissimo. Io non so cosa succede a Sebastian Vettel durante i Gran Premi. Non ha rotto il flap, credo. Non ho visto il contatto con Hamilton. Forse all'inizio, nella primissima fase, ma non saprei onestamente. So soltanto che Bottas adesso è davanti ed Hamilton mi presta tanto. Hamilton è arrivato sedicesimo, dietro perfino Ericsson nel Gran Premio precedente a Monaco. Di tanto il problema non dovrebbe essere. La pista è libera, bandiera verde. È un secondo e uno, quindi è fuori dalla zona di RS. Non dovrebbe guadagnare quindi nulla, se non un briciolo di scia che sente, perché comunque è vicino. Sprigioniamo tutta la potenza in uscita dall'ultima chicane. E ancora qualcosina meglio. Si va sempre di millesimo in millesimo. Con Bottas a 4 secondi e 8. Effetto che continua a perdere, ma non fa passare a Raikkonen. Strategia discutibile in casa Ferrari. Al limite. E Hamilton sempre vicino. Bella questa gara, mi piace. Mi piace perché basta un errore ed Hamilton si avvicina e ne approfitta. Basta un undercut e ne approfitta. Uno e mezzo. Credo che stavolta non faremo alcun record. Abbiamo fatto un buonissimo T2 e questo mi basta. E che se siamo usciti benissimo qui, potremmo fare un record, eh? Ci stiamo avvicinando. È vero, sì! Monteremo gomme super morbide. Believe in Red Bull and Will Smith. E believe in ultimo settore. Questo è il record nel primo settore, for sure, sicuro. Ditemi se vi dà fastidio il fatto che io parli a volte in inglese, dico qualche parola in inglese. Mi diverto, e poi sono parole assolutamente comprensibili, e che tutti sanno. Non ho visto il distacco di Lewis Hamilton, ho visto quello di Bottas che è aumentato, ho visto che la benzina sta lentamente diminuendo. Sono talmente concentrato che non guardo nemmeno i giri, ah sì, sono al sesto. Ancora record nel T3, dovrei entrare nel prossimo giro, o meglio la finestra si apre nel prossimo giro. Record nel T1. Mamma, rientra adesso box, immaginate quanto è distante. Perché se mi ha dato questa indicazione adesso il gioco, vuol dire che è davvero indietro. Con la benzina sto andando circa di 10, 0.1 a giro in meno. Prossimo giro si rientra, cercando di evitare eventuali undercut. Ok, non avviene l'undercut e c'è già qualcuno da doppiare davanti. La finestra del pit stop è aperta.
12 e 6. Vorremmo che cambiasse marcia un po' prima, questo dovrebbe favorire il risparmio di carburante. Non vi preoccupate per il carburante. Non ci sono problemi nemmeno nel controllo della vettura. 3 secondi e 6 di vantaggio su Lewis Hamilton. In questo giro sto risparmiando un po' più carburante, o meglio, quello che pensavo, perché sto cambiando con molta meno frequenza. Ok, dovremmo essere, sì, è meno. Mi sa che ho guadagnato 2 tacche anziché una. Cioè, ho consumato la metà degli scorsi giri. Ho perso tantissimo qua, ma meglio andare cauti anche perché c'è dietro la Mercedes. Dai. Perfetto. Bravi. E perde tanto tempo. Lewis Hamilton, grazie alla sosta della Ferrari. Abbiamo effettuato tutte le soste a disposizione, quella era l'ultima. Pensate che Kimi è qui. Kimi è qui davanti a me. Ok, a questo ritmo e con questi settaggi di carburante rischiamo di esaurire la nostra riserva prima della fine della gara. Riduci la percentuale di carburante. Kimi è ancora qui, incredibile. E sta lottando con non so chi per il secondo posto. Ha perso tantissimo a causa di Sebastian. È il muretto che non gli ha dato ragione. Con Hamilton a 4-9 ha perso un secondo netto, anche più di un secondo, considerato quanto siamo stati lenti noi in entrata box. Tutte e due box. Mi piacerebbe sapere chi è che stava insieme. Ocon! Era dietro Ocon! Era dietro Ocon, pensate un po'. Hamilton a 5-1. Ricordatevi però che c'è in ballo il giro record e arriverà prima o poi il momento di scatenare tutta la potenza della Red Bull. Può essere anche questo il giro grazie a questo mini fucsia nel primo settore. Ma direi anche di risparmiare. Keep calm. Teniamo i giri bassi. Caliamo un attimo l'entusiasmo. Siamo al decimo giro. Siamo ancora sotto di carburante, ma tutto sotto controllo. Vettel ritorna al terzo posto. Ottimo undercut. Non so cosa hanno combinato al box della Mercedes con Bottas, però. Per un niente non c'è il record della pista, record sul giro, ma è ancora nostro il record, nessuno lo sta migliorando. Molto bene, mi sa che ha voglia di farlo, mi sa che Will ha voglia di frantumare il 12.424 fatto in precedenza con gomme ultra. Forse se dopo gli lasciamo carta bianca, quindi miscela normale, potrebbe fare qualche meraviglia, scendere sotto al 12. Forse sto sognando, forse è esagerato pensare che possa arrivare sotto al 12, ma chissà. Vediamo.
Proviamo? Proviamo! Spavatura nella prima curva. Ma il motore più potente, la miscela più potente si fa sentire meno quasi 3 decimi nel primo settore. Tutta la potenza, tutti i cordoli possibili fino al midollo della pista. E giù col piede. Quest'ultima parte dove addirittura mettiamo anche la grassa. Mai vista in questo Gran Premio la grassa, la mettiamo. Terminiamo il giro in 1.11? Lo spero vivamente. 1.11.8, sì! 1.11.8. E Will Smith è l'unico a scendere sotto al 12. E non solo, adesso può tranquillamente restare con miscela normale. Anche se, come al solito, si riposa al giro successivo. 7 secondi e 2 sugli Hamilton. Abbiamo guadagnato 2 secondi e 3 in questo stint. Abbiamo una Renault davanti, probabilmente grandi problemi per lui. Per il pilota che abbiamo davanti, non so chi è. 7-1 ancora. Giro safe questo per Luigino. Per Will, scusate. Sono accorto solo dopo che ho detto Luigino. Molto safe questo giro. 12.6. E alla fine torno sui 12.4-12.5 che facevo prima. Questo è girare safe per lui. Guadagna comunque 2 decimi su Hamilton. Hülkenberg. Leggermente lungo quella curva, mi ha dato un po' fastidio questo lungo. Quel Nico Hülkenberg lì davanti non è facile da superare. Considerando che ha tra le mani delle Ultrasoft oltre che una Renault, è davvero complicato da prendere e superare. Sta girando fortissimo. Anche verrà esposta la bandiera blu, infatti. Rispetto al giorno di prima abbiamo fatto un buonissimo T3. Ci fa passare qui, bravo. Stavolta non ci fanno perdere nulla. Il distacco da quella dietro 8.3 di vantaggio. Ho messo invece la grassa perché mi voglio divertire in questo giro. Dai, un pochino ce lo meritiamo. Un pochino ci meritiamo questa miscela grassa. Siamo sugli stessi tempi del giro di veloce. Piano con i giri però, Will. Piano con i giri, bravissimo.
Ottimo T3, da paura! Ho fatto un T3 da paura, non so dove ha guadagnato quei 2,5 decimi. Su 18 è al terzo ultimo giro. Qui sta passeggiando, diciamo, in realtà sta spingendo come un maiale. 9 secondi e 3 sugli Hamilton. Ottimo passo gara, sono davvero fiero di lui. Vediamo adesso se riesce a mantenere un dignitoso 12,3. Che se mi fa difficile, dovrei fare un miracolo nell'ultima chicane. Ma no, bisognerebbe prendere molti rischi. Ma Will non lo sa e va a toccare quasi le barriere. 12,5. Non male, non male. Eh sì, una volta terminato questo Gran Premio migliorerò ancora. E soltanto la resistenza, perché non voglio migliorare le componenti aerodinamiche di motore e di telaio. Perché, ragazzi miei, lo state vedendo, queste gare qua sono strepitose. A me piacciono un sacco perché sto spingendo sempre. Tuttavia non ci sono duelli al momento. Comunque la macchina è meravigliosa così e voglio tentare di vincere il mondiale così, insomma, non potenziandola. Sta per iniziare l'ultimo giro a bordo di questa meraviglia assoluta. Vediamo un po' di tirare ancora un po'. Non ha senso direte voi. Ma sì, dai. Non riusciremo a tenerci a questi giri per molto. Passa la miscela 2 al più presto. Quella curva lì davvero mi mette in difficoltà, eh. Mette sempre in serie difficoltà. 10 secondi su Hamilton. Stavolta giro imperfetto. Volevo quasi fare il donuts, ma non mi pareva il caso. Quindi 9,8 su Luigino. Vediamo se alla fine del Gran Premio riusciamo ad arrivare a 10. Non soltanto che un avvertimento abbiamo preso alla fine del primo giro. E adesso Will Smith, quarta vittoria nelle prime 7 gare per lui, e va a vincere anche il Grand Prix du Canada 2017. Bravo, contentissimo di questa gara, di questa prova di forza da parte di Will. Vediamo se ha dato 10 secondi. Si è dato 10 secondi al buon Red Bull oggi. Lewis. Luca, qual è stato il segreto di questa non vittoria? So quanto ha fatto Ricciardo, spero abbia fatto bene, però complimenti davvero a Will per la vittoria. Complimenti a Vettel per la rimonta, perché alla fine era 3 secondi se non vado errato da Lewis. Quindi ha fatto una grande seconda parte di gara dopo una prima parte un po' brutta, un po' così così. Bravo anche Ocon, settimo posto non è male. Ed eccoci qua. Ah, c'è lui che prende il trofeo. Adesso lo visto. Lui non è Newey. Dov'è Newey? È alla sinistra, di Hamilton. Cioè, a destra di Hamilton, insomma. No, è scappato. Complimenti. Will Smith! Non caga minimamente lui, non so perché. Oddio, non c'è. No. Che fino a fa Ricciardo, niente. Ricciardo ancora una volta pessimo. Ma ragazzi, Grosjean sesto.
Palmer dice, vabbè, Palmer allora, migliore, migliore. Siamo arrivati giornata, al termine vabbè. Di questo weekend. L'appuntamento è per il prossimo. Emozionante. Ha detto che passava ai costruttori. Vabbè, comunque sia. Mi sa che ne vedremo delle belle, perché qua aumentiamo a 30 punti i punti di vantaggio su Sebastian. Quindi da 20 passano a 30, ma qui siamo ancora in testa per 3 punti su Ferrari, 3 punti su Mercedes. Dopo Monaco avevamo 8 punti di vantaggio dalla terza classifica, adesso ne abbiamo soltanto 3. Mamma che campionato che sta venendo fuori. Però Ricciardo non mi sta dando alcuna mano, 28 punti davvero non vanno bene, non vanno bene. Abbiamo già 60 punti di vantaggio su Bottas, 62 su Luigino. Ok, 533 punti risorse, 23-16 ed è sempre più vittoria nei confronti di Valtteri Bottas. Andiamo avanti e andiamo a prendere il nuovo componente. Cerchiamo di andare a prendere il nuovo componente. UCE, vero? Se non vado errato era l'UCE, che però era già stato... era già stato potenziato soltanto di un'attacca. Ok, andiamo a prendere anche la seconda miglioria, che sarà pronta per Azerbaijan. Ecco cosa dimenticavo, Azerbaijan. Io Rinco, su Innovazione, un abbraccio. Sarà sicuramente più difficile in Azerbaijan, credetemi, rispetto a tutti gli altri Gran Premi che abbiamo fatto. Però a me piacciono questi video da fare, piacciono davvero tantissimo. E spero che si sia capito. Vi do un bacione. Ciao ciao!